dal Corriere Adriatico al dottor Stefano Fabrizi. Radio Arancia, Radio Veronica, non mi ricordo quale altro radio. Gigio Veronica. Allora, lo facciamo di energia di voi. Questa è quella che ha compiuto l'impresa. Per me è un grande regalo che la sindaca oggi è venuta a farci gli auguri, a fare un brindisi con tutti noi. Dicevo grande qui mentre entravamo con Vladimiro. Gli ho detto tanti auguri, poi ci ho pensato, gli ho detto ma anche tanti complimenti a tutti e due. Grazie. A tutte e due, perché un traguardo come questo non è semplice per niente. Esserci arrivati, e devo dire esserci arrivati con lo sguardo, con quello che vi si legge nello sguardo, credo che sia un'impresa quasi come amministrare una città, anzi, anche più complicata. Quindi ragazzi, complimenti e tanti auguri. Cici. Aggiungo io una cosa, che la vita si dice vissero felici e contenti, ma in realtà non è la realtà, è una favola. Certo. La vita è riuscire a stare insieme nonostante tutto. Esattamente così. L'applauso per me non c'è. Qui dove il mare luccica, tira fuori. Vecchia terrazza davanti al golfo di Suviento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce, ricomincia a canto. Voglio bene assai, ma tanto bene sa. È la stessa cosa che ti dicono le donne a te, che è quella roba. Poesia di un attore importante. Totò, prego Miro. Mamma mia. No. La poesia è A mamma di Totò, Antonio De Curtis. Chi c'era mamma è ricca e non usava. Chi c'era mamma è felice. È felice ma
ma non l'apprezza perché amore mamma è una ricchezza. E con mumare non farnescio mai. Pure l'omme più triste e malamente buono. Si può bene a mamma, ma a mamma tutto te dà. Niente ta cerca e si te veda chiangere, senza sapere perché ta stringe un forte empiet e chiagne. Chiagne, chiagne insieme a te. Bravo! Al giorno d'oggi è difficile incontrare questi amori lunghi, duraturi, ma amori, soprattutto rapporti. Rapporti. Chiamano, veri. Già cominciano a chiamarla. E sani. E sono contenta che nel bene e nel male, insomma, perché litigano veramente sempre. Io più nel male che nel bene, io vi farei stare due giorni con loro, al terzo ve ne andate, perché fidatevi, ve ne andate. Però sono una coppia bellissima perché lui è il bianco e non è il nero, sono l'opposto. No! 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 Questo non lo devi dire! Auguro a tutti di avere una storia del genere, veramente. Grazie, tesoro. Perché carito niño se vuole essere mato, mato da legare un amore così grande, un amore così, un amore così grande, un amore così. Apriamo, è meraviglioso. Attenzione, bravi, che può qua così, così. Certo che sì, è una moglie più giovane al massimo. Ma voi lo dovete fare? Si accende. Una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che non ha già avuto mai, una cosa così grande.